Iniziata da Chieti, intorno alle 11, sotto una fitta nevicata e tra centinaia di cittadini, la due giorni in Abruzzo di Matteo Salvini, ministro degli interni, vice premier e leader della Lega. Salvini si è trattenuto con numerose persone per i consueti selfie prima di concedersi alla stampa, con la quale ha percorso a fatica tutto corso Marucino. Intorno alle 12.30 ha poi tenuto un incontro pubblico all'auditorium Cianfarani. Al suo fianco, oltre al coordinatore regionale della Lega, Giuseppe Bellachioma, anche il candidato presidente del centrodestra alle prossime regioni, Marco Marsiglio. E a proposito di regionali, anche in qualità di ministro degli interni, Salvini ha voluto dire la sua sulla scelta del 10 febbraio come data delle elezioni. 10 di febbraio, diciamo che se questo è l'antipasto, però io sento tanta voglia di cambiamento da parte degli abruzzesi, ripeto, un venerdì ancora in un periodo festivo, avere una piazza così piena a Chieti e non riuscire a fare due passi senza una stretta di mano vuol dire che il PD la finirà di fare danni in Abruzzo e la Lega sarà la scelta del cambiamento. Ci siamo, ci stiamo preparando a governare questa splendida terra. Quindi nessun problema sulla data del 10 febbraio? L'ha fissata la Regione, ragazzi, io posso prenderne atto e sarò in Abruzzo prima ma soprattutto dopo il voto per mantenere gli impegni presi, perché giustamente gli abruzzesi meritano e chiedono di più. Marsiglio è l'uomo migliore? È la candidatura, è il candidato, è la squadra, chi sceglie la Lega sceglie il futuro. Quindi Marsiglio è l'uomo migliore? Sì, i candidati sono sempre gli uomini migliori. Ministro, un selfie. Vai. Forza!